Benvenuti sul mio canale. Oggi realizzo questo splendido coniglio porta cioccolatini. Prima di iniziare vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. Su un uovo di polistirolo vado a tracciare una linea orizzontale e traccio anche una linea verticale, trovando la metà precisa dell'uovo. Ai lati della linea verticale e sotto la linea orizzontale realizzo due cerchi. Divido a metà una pallina di 3 mm. Consumo con il caldo dove ho disegnato i due cerchi. Procedo in questo modo per non utilizzare le lime. Su questi due lati vado ad incollare le mezze palline. Tagliando il polistirolo in questo modo, quando vado ad aggiungere la colla non si scioglie, perché è pressato. Ed ecco, le guance sono precise. Per realizzare il naso vado ad incollare una piccola perlina. Aggiungo della colla e schiaccio verso l'interno, trovando la giusta posizione. Per ricoprire l'uovo riscaldo della gomma Eva su una piastra messa alla massima temperatura. Tiro tutto intorno quando la gomma Eva è ancora calda e con le dita vado a schiacciare negli spazi vuoti. Dopo che si è raffreddata, vado ad incollare. La colla la metto sulla gomma Eva per evitare che il polistirolo si sciolga. La colla la metto dove è rimasto il segno. Faccio raffreddare la colla e poi taglio tutto ciò che non serve. Ora vado a ricoprire il lato dietro della testa. Riscaldo la gomma Eva e vado a modellare in questo modo. Tirando la gomma Eva fino ad arrivare alla giuntura dell'altra. Se rimane qualche grinza, non vi preoccupate. Si va a ricoprire con una striscia larga circa 2 cm, tutta intorno alla giuntura. A mano libera vado a disegnare un orecchio. È semplicissimo, è come disegnare un petalo. Lo vado a tagliare e con la stessa forma ne realizzo un altro. Su della gomma Eva di colore chiaro ho disegnato un'altra sagoma, leggermente più piccola di quella precedente. Copiando questa sagoma ne realizzo un'altra. Vado a dare forma alle orecchie, modellandole in questo modo. Tiro leggermente e con il pollice schiaccio l'interno dando profondità. Quando la gomma Eva è calda, io gli do la forma che desidero. In questo modo l'effetto rimane. Con della colla vado a mettere le sagome piccole attaccate a quelle più grandi. Così l'orecchio dà un effetto di profondità. Sul lato sotto dell'orecchio vado a tagliare un angolo, così da poterla incollare e piegare in questo modo.
l'effetto che un lembo deve ricoprire l'altro. Io preferisco incollarle in questo modo, perché il viso è ovale e non è tondo. Con della lana realizzo delle piccole matassine, girando circa 10-15 volte su due dita. Con un altro filo vado a legare realizzando due nodi. Poi vado a tagliare in questo modo, realizzando dei piccoli ciuffetti. Ora vado ad incollare il primo ciuffetto, mettendolo sulla fronte in questo modo. Continuo ad incollare ricoprendo tutto il lato dietro della testa. Utilizzo la lana in questo modo per dare un effetto tipo peluche. Quando ho ricoperto tutto il lato dietro, con delle forbici vado ad accorciare le matassine. Ho riciclato una vecchia sfera che avevo in casa. È leggermente un po' più grande, però mi piace l'effetto che mi darà. Schiacciandola su una piastra messa alla massima temperatura, consumo leggermente un po' di lato sotto, così da tenerla in piedi. Passo del nastro biadesivo intorno alla circonferenza sul lato sotto. Tolgo la pellicola protettiva e lo vado a schiacciare bene su tutti i bordi. Ora vado a ricoprire la pallina. Per rendere la gomma Eva più elastica, la faccio riscaldare bene sia sopra che sotto. Poi la metto sulla pallina e vado a tirare. E la faccio aderire sul nastro biadesivo. Tagliate un quadrato di gomma Eva abbastanza grande da ricoprire la sfera. Ora vado a tagliare la gomma Eva che esce fuori dalla base. Se ci sono delle grinze, non vi preoccupate. Ora vado a ricoprire la base. Lascio raffreddare e poi taglio. Taglio una striscia di gomma Eva di 2-3 cm larga e la vado ad incollare intorno alla circonferenza per ricoprire eventuali grinze. Non vi do la misura della sfera, perché potete utilizzare le misure che desiderate. Sto riciclando questa vecchia pallina di Natale. È più grande, ma non mi interessa, voglio un effetto particolare. Divido a metà un uovo. Lo vado ad appoggiare sulla piastra, cercando di fare due metà uguali. In effetti sono uguali. Riscaldo della gomma Eva e vado a ricoprire. Lascio quando si è raffreddata. Aggiungo della colla e chiudo. La colla la metto sempre sulla gomma Eva, per evitare di far sciogliere il polisterolo. Taglio tutto ciò che esce fuori dalla base. Ora vado a ricoprire la base.
Questo tutorial è leggermente più lungo. Preferisco farvi vedere tutti i passaggi. Taglio due pezzettini di gomma Eva di colore chiaro e li vado ad incollare in questo modo, realizzando l'impronta del piede. Vado a rivestire due piccole palline di 3 cm. Faccio riscaldare bene la gomma Eva e vado a ricoprire la pallina in questo modo, tirando da un lato. Tenendo ferma la gomma Eva, la vado a legare, come se fosse un piccolo palloncino. Vado a tagliare tutto ciò che esce fuori dal filo. Ne ho realizzato due. Ora vado a fare un nodo vicino a un pezzo di cordone e vado ad inserire il lato posteriore della pallina, ricoprendolo in modo perfetto. Prima di procedere ad incollare, vado sempre prima a posizionare. Con il cordone e le palline realizzo le braccia. Ora vado a posizionare i piedini, mettendo la parte sottile dell'uovo verso l'alto. Inserisco uno stuzzicadente e poi aggancio il piedino. Ho realizzato questi fiori con una piccola fustellatrice. Li vado ad incollare sul tutto il davanti. Su questi fiorellini vado ad incollare una perlina. Nel caso ne siete sprovvisti, potete anche mettere dei bottoncini. Ho una piccola striscetta di tulle larga circa 5 cm. La vado ad avvolgere intorno alle quattro dita in questo modo, girando per 4-5 volte. La vado a piegare e con un altro pezzo di tulle la vado a legare, realizzando così un fiocco. Questo coniglio è una bellissima idea regalo per bambini. Lo potete attaccare anche su un piccolo barattolino e dentro aggiungete tanti cioccolattini. Con una forchetta da cucina vado a realizzare un fiocco semplice. Questo coniglietto, realizzandolo nei colori a tema e nelle misure desiderate, può essere una bellissima bomboniera per comunioni, battesimo e compleanni. Ora vado ad incollare il fiocco più piccolo su quello più grande. Vado a togliere la testa e vado prima ad incollare il fiocco. E poi la vado a fissare con della colla. Disegno gli occhi prima con una matita. In questo modo posso sempre correggerli. Vado a colorare con un acrilico bianco. Più in là magari farò un tutorial e vi farò vedere proprio come dipingere gli occhi.
Per disegnare gli occhi sto utilizzando degli acrilici. Se non riuscite a disegnare gli occhi, potete sempre utilizzare dei piccoli occhietti già fatti. Con un colore indelebile realizzo tutto il contorno, le ciglia e le sopracciglia. Per realizzare il naso ho tagliato un piccolo cuoricino di colore rosso. Aggiungo della colla e lo vado a posizionare. Mi aiuto con una piccola pinzetta. Ora vado a passare un colore marrone intorno agli occhi per dare profondità. Con un colore rosso vado a dare colore alle guance. Ora vado a posizionare ad incollare il coniglio su un tappo di un barattolino, che poi vado a riempire con ciò che desidero. Il video è terminato. Se vi è piaciuto questo video, mi date un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina, così ad ogni mio nuovo video riceverete una notifica.